Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parleremo di frequenze, o meglio, delle frequenze da utilizzare con i nostri droni e le differenze che ci sono tra le varie frequenze, cioè 2,4 e 5,8, che troviamo su droni tipo Mavic, tipo Parrot Anafi, dove c'è la scelta di poter scegliere tra 2,4 e 5,8, e quindi quale di queste due è meglio utilizzare e le differenze che ci sono fra queste due frequenze quando lo abbiamo in FCC o in CE, perché queste due frequenze sono disponibili sia in FCC che in CE, però cambiano tantissimo dal punto di vista delle prestazioni, appunto se le utilizziamo in modalità CE o FCC, mentre altri droni non hanno scelta, sia che sia in FCC sia che sia in CE, hanno solo un tipo di frequenza disponibile, quindi o il 2,4 o il 5,8, tipo Autelivo ha solo 2,4, Fimix 8 ha solo la 5,8 o Upsan Zino ha solo la 5,8. Per un discorso europeo, cioè se abbiamo un drone in modalità CE, la cosa migliore è averle entrambi, perché è vero che a livello di prestazioni c'è differenza da una all'altra, ma in certe situazioni appunto è meglio una che l'altra. Poi andremo a vedere nel dettaglio quale e quando è meglio utilizzare una o l'altra. Se invece abbiamo il drone in modalità FCC e le abbiamo disponibili entrambi, è quasi meglio utilizzare sempre la 5,8. Le differenze principali tra la 2,4 e la 5,8 in Europa sono che la 5,8 porta molti più dati, ma ha una potenza di segnale molto più limitata appunto per le leggi europee, quindi un range minore per quanto riguarda la potenza di segnale, perché il segnale è molto più debole, però porta più pacchetti, ok? Quindi la cosa migliore sarebbe avere la 5,8 con un segnale forte, quindi con un dBm alto. Quello che succede poi in modalità FCC, che andremo a vedere dopo. Mentre la 2,4 porta meno pacchetti, quindi porta meno dati, però cosa succede? Che ha un segnale più forte, perché le leggi europee permettono che la 2,4 abbia un segnale dBm più forte, quindi per quanto riguarda i nostri droni un bel range maggiore rispetto, bello magari anche no perché è sempre scarso, però migliore rispetto o più forte rispetto alla 5,8. Però allora voi dite, allora vabbè, usiamo sempre la 2,4 così siamo a posto. No, perché in Europa è proprio qua il problema, che essendo scarse tutte e due, anche se la 5,8 è molto più scarsa, in certe situazioni diventa molto utile. Infatti se noi andiamo a vedere il Mavic Mini, cosa è successo? Che in FCC, cioè in Stati Uniti o comunque in aree in cui è disponibile, o meglio è ammesso il segnale FCC, il drone Mavic Mini ha solo la 5,8. Mentre in Europa ha sia la 2,4 che la 5,8, perché veramente in certe situazioni solo la 2,4 o addirittura solo la 5,8, che sarebbe stato impensabile, diventerebbe un drone quasi inutilizzabile. Ma questo perché? Nelle aree urbane, per esempio, dove il segnale wifi è molto disturbato dai vari wifi, dai vari router di tutte le abitazioni, la 2,4 diventa quasi inutilizzabile, perché anche se è più forte della 5,8 dal punto di vista del segnale wifi, perché è circa 20 dBm contro i 14 della 5,8, ma talmente disturbata che il nostro drone anche magari solo a 100 metri potrebbe avere problemi di segnale, perché tutte le interferenze vanno veramente a ostacolare la 2,4. Allora in quel caso cosa conviene fare? Mettere la 5,8, che ha sì un range minore a parità di pulizia di segnale, ma in quel caso avrà solo la 5,8 una pulizia di segnale maggiore. Quindi se con la 2,4 supponiamo in un'area urbana arriviamo, che ne so, a 100 metri, 150, con la 5,8 magari arriviamo anche a 250 metri, è un esempio. Giusto per farvi capire come qua in Europa la 2,4 e la 5,8 ci vogliono entrambe, perché in base alla situazione, o meglio all'area in cui dobbiamo volare, è meglio scegliere una o l'altra. Mentre in FCC tutto cambia, perché potremmo avere anche solo la 5,8 e andrebbe bene lo stesso, perché comunque è un segnale che porta tanti dati come vi ho detto prima, ma in più in FCC ha anche tanta forza di segnale, anzi addirittura di più della 2,4. Quindi uno, avremo un segnale che soffre meno le interferenze; due, avremo un segnale che porta molti più dati, quindi avremo un ritorno video migliore; e tre,
ha comunque un bel range pari al 2,4, anche qualcosa in più in FCC, perché comunque il dBm è maggiore rispetto alla 2,4 sempre in FCC. Se noi andiamo a prendere il Mavic Air, per intenderci, in FCC addirittura ha 28 dBm come 2,4 e addirittura 30 dBm come 5,8, quindi il segnale è fortissimo in 5,8. Quindi se abbiamo il drone portato in FCC, usate sempre la 5,8 e secondo me qua in Europa non avete problemi, perché le interferenze non le sente qua da noi, perché è quasi tutto in 2,4, quindi sente pochissime interferenze, mentre magari in America, dove anche la 5,8 ha tanto potenza di segnale, magari è più utilizzata in generale, quindi potrebbe anche lì avere magari qualche interferenza più. Ma l'FCC qua da noi, la 5,8 in FCC è la migliore in assoluto, perché potenza di segnale, trasporto dati esagerato e interferenze minime, quasi zero dal punto di vista proprio, non si sentono le interferenze, o meglio, si sentono quasi niente. Se noi invece andiamo a prendere l'Autelivo, per esempio, non ha la 5,8, ha solo la 2,4, in modalità CE è 20 dBm, quindi come il Mavic Pro 2, e 26 dBm in modalità FCC, praticamente come il Mavic Pro 2. Dopo possiamo discutere che il Mavic Pro 2 abbia l'OcuSync, quindi un sistema che, rimanendo dentro dal punto di vista dei dBm di legge, riesce comunque ad aumentare il range dei nostri droni con un segnale di ritorno video molto più forte, anche se i dBm sono gli stessi, perché comunque usa un sistema diciamo progettato da DJI, che migliora queste prestazioni utilizzando sempre i dBm di legge. Però ovviamente questo per quanto riguarda il Mavic Pro 2 e basta. Se poi andiamo a prendere il Paro Tanafi, anche qua vale il discorso dei 5,8 e 2,4, perché Paro ci mette a disposizione entrambe le frequenze, sia in FCC che in CE, però entrambe le frequenze hanno comunque un dBm inferiore rispetto a quello che è di DJI o di Autelivo, perché comunque si parla che Paro Tanafi abbia in FCC 21 dBm a 2,4, mentre a 15 dBm in modalità CE, mentre a 5,8 in FCC avremo 22 dB e 14 dB in modalità 5,8 CE. Però anche qua vedete le differenze che ci sono. Anche qua vedete che in modalità FCC il segnale 5,8 è addirittura più forte delle 2,4, mentre ovviamente in Europa questo non è possibile. Però anche qua abbiamo la scelta delle frequenze e abbiamo la possibilità di andare a switchare da 5,8 a 2,4, mentre poi ci sono i droni tipo Fimix 8 o Apsanzino, dove sono a 5,8 e basta, non si può scegliere, quindi lì è solo 5,8, non c'è la 2,4, e le potenze di segnale non sono ben dichiarate, però visto che il Fimix 8 ha la marchiatura CE, quindi sarà, essendo a 5,8, sarà 14 dBm, anche se ha un bel range, perché probabilmente hanno trovato un sistema per dargli un bel range superiore allo standard dal punto di vista del 5,8 in modalità CE, anche se magari vanno un po' a discapito della qualità del ritorno video. Poi c'è Apsanzino, dove quello col segnale più scarso di tutti, nel senso che, pur essendo in FCC a 5,8, ha un ritorno video scarsissimo, anche il range non era portato. Questo per l'Apsanzino 1, eh. Poi c'è l'Apsanzino Pro, che dovrebbe aver migliorato invece questo, diciamo, handicap dell'Apsanzino 1, perché l'FCC a 5,8 con un range e un ritorno video così scarso, c'è qualcosa che non andava bene, secondo me. Però, detto questo, ragazzi, era solo per farvi capire quando e come utilizzare le frequenze. Quindi, se avete il drone in modalità CE, usate 2,4 e 5,8 solo in caso di tante interferenze, che sarà meglio comunque, anche se meno potente, della 2,4. Se invece avete il drone in FCC, secondo me la soluzione migliore qua in Europa è un bel 5,8 sempre. Potenza di segnale più forte, pacchetti, o meglio, dati portati maggiori e range comunque altissimo, anche superiore al 2,4 in alcuni droni. Quindi ragazzi, spero che questo video sia stato abbastanza chiaro e che non sono stato troppo confusionario nello spiegarlo, perché comunque è semplice ma allo stesso tempo un po' complicato, perché non tutti i droni hanno le stesse caratteristiche, non tutti i droni hanno la possibilità di switchare, certi hanno solo una frequenza, certi solo un'altra. Quindi spero che questo video vi abbia chiarito un po' l'idea di come utilizzare il vostro drone, di come dovrete utilizzare il Mavic Mini quando vi arriverà con la doppia frequenza, visto che portarlo in modalità FCC sembra che non sarà possibile, a meno che non lo acquistiate già in modalità FCC.
BCC. Quindi tutto questo, ragazzi, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial. Ciao!